questo primo intervento, ridefinire dal punto di vista teorico e poi con un esempio di applicazione sullo streaming. Quindi per il momento non tocchiamo l'argomento scuola, che sarà poi approfondito nel corso di tutta la giornata. Capire che cosa è per noi il L3PD Audit. Innanzitutto è stato introdotto nel sistema sanitario inglese nei primi anni 2000 e come vedete qua vi ho lasciato la definizione originale e le parole chiave sono quelle in rosso, cioè è un processo, quindi un processo circolare che è rappresentato spesso da quelle frecce che appunto girano, di monitoraggio sistematico delle diseguaglianze allo scopo di individuare le aree di difficoltà, individuare soprattutto interventi efficaci per la riduzione delle diseguaglianze da mettere in atto e poi valutare. E in maniera abbastanza così diciamo casuale, senza dare nell'ordine, ma insomma, le domande che si può porre un'EA sono di questo tipo, cioè ci sono diseguaglianze, dove sono, si possono affrontare, quali sono le priorità, quali sono gli interventi più efficaci relativamente ai problemi che vengono rilevati e come, quali sono le risorse che si vengono messe in campo per poter affrontare questi problemi. E infine la valutazione. Allora, per rispondere agli interrogativi che ci eravamo posti prima, si pensa a un ciclo, a un processo, come dicevamo, in sei fasi, in cui la prima è quella di individuare le priorità. Poi le vediamo, adesso le leggo velocemente, poi le vediamo nel dettaglio dell'esempio. Quindi individuare le priorità, costruire il profilo di equità, queste sono anche le cose a cui ho accennato Monica, se vi ricordate. Quindi costruire, identificare il problema e costruire il profilo, analizzare le diseguaglianze, identificare le azioni di contrasto e le risorse e i partner con cui mettere in campo queste azioni e valutare l'impatto. Vediamo le. Niente, scusate, non si legge niente. Comunque, nel caso, diciamo, l'esempio è quello dello screening. Il primo passo è quello di individuare i partner. In questo caso, noi diciamo che il partner e le priorità le abbiamo già definite con il piano nazionale prima e il piano regionale della prevenzione dopo, quindi nel caso del screening il piano chiedeva l'aumento dell'estensione dei programmi di screening e quindi è una priorità ed è un oggetto già dato. E quello che ci interessa nel caso dell'EA è vedere come inserire le lenti dell'equità su questo obiettivo, che è un obiettivo dato. Quindi il primo passo è l'elaborazione di uno schema teorico, un framework concettuale per capire come nel contesto che stiamo analizzando possano essere generate queste diseguaglianze, quali siano i meccanismi generazione delle diseguaglianze e in questo appunto nello screening. Questo è un esempio appunto di framework che poi riprendiamo anche per la scuola, in cui lavoriamo parlando nella riga in alto, diciamo, sono i possibili gli entry point, cioè i possibili punti di generazione delle diseguaglianze. E, per lo screening abbiamo ovviamente un rischio di base, quindi l'incidenza del tumore a cui facciamo riferimento, ma nel contesto specifico, siccome non ci interessa, parliamo di prevenzione secondaria, quindi non ci interessa quell'aspetto della prevenzione primaria, per il momento lo saltiamo, poi in altri contesti sarà anche importante pensare a quello, dobbiamo solo tenerlo a mente che c'è un processo che parte da prima, quando noi ci inseriamo con lo screening, perché noi con lo screening entriamo già nel momento della diagnosi. E quindi quello che ci interessa invece proprio per i programmi di screening è valutare l'estensione che sia appunto il più equa e universale possibile, la copertura e l'adesione, quindi gli inviti, quindi una maggiore copertura degli inviti e anche una maggiore adesione all'invito stesso, quindi sono due
concetti leggermente diversi ovviamente da tenere in considerazione. L'aderenza alle linee guida in tutto il percorso dello screening, dalla diagnosi e poi il follow up successivo all'eventuale diagnosi, cioè dallo screening, dal test di screening al follow up successivo all'eventuale diagnosi e monitoraggio successivo agli esiti di salute, che si traducono in indicatori che, come dicevamo prima, il primo indicatore è quello dell'incidenza, che nel caso dello screening fa solo da sottofondo, e poi nell'estensione si tratta del percentuale di persone che ricevono l'invito allo screening sulla popolazione bersaglio, mentre copertura e adesione si definiscono come le percentuali di persone che seguono il test sulla popolazione bersaglio, la copertura, oppure sulla persona invitata, sugli inviti mandati, quindi sulla popolazione invitata e l'adesione. Questo per dire che a ogni punto, diciamo, teorico, in ogni momento teorico di questo framework concettuale in cui si possono generare delle disuguaglianze, corrispondono degli indicatori operativi su cui noi poi dobbiamo cercare di lavorare, e non sempre troviamo le fonti adatte, che è l'ultima linea in basso, le fonti adatte. Qualcuno lo citava prima, il problema spesso è proprio lì, nel trovare il dato che ci permette di costruire l'indicatore per valutare l'equità. Poi vedremo cosa potremo fare con le scuole, e adesso vediamo l'esempio di quello che abbiamo fatto sullo screening, non tanto quello che, diciamo, Antonella, quello che stiamo facendo lo screening con Loretto, ma quello che possiamo recuperare intanto da dati di letteratura, perché sullo screening in Piemonte stiamo iniziando a lavorare adesso, il 10 dicembre sarà proprio il primo passo di tutto il processo, perché ricordatevi, l'EA è un processo, non è solo l'analisi delle disuguaglianze. L'analisi delle disuguaglianze è solo la costruzione del profilo di equità da cui si parte, ma poi tutto il resto è un processo che va completato, perché si parla di interventi, efficacia degli interventi, applicazione degli interventi e valutazione di impatto, quindi ed è ciclico, perché nel momento in cui si valuta l'impatto può venire fuori che invece qualche area è rimasta scoperta e si ricomincia da capo. Detto qua, questo già l'abbiamo anticipato, quindi il secondo passo è quello di costruire un profilo di equità, e è necessario disporre di covariate sociali. Anche prima Monica accennava al fatto che stanno cercando di definire una griglia operativa per poter fare queste valutazioni su tutti i programmi in maniera standardizzata. Questa è la griglia che usiamo noi, non è detto che poi sarà scelta, è semplicemente un modo di definire, cioè per noi più comodo, per individuare le aree maggiormente critiche, mettendo in tabella da una parte i meccanismi, quelli che abbiamo visto prima, quindi l'estensione, la copertura, l'adesione, dall'altra tutte le possibili aree, cioè dimensioni delle disuguaglianze, quindi aree di possibili iniquità, quindi disuguaglianze non solo sociali, come si sottintende spesso quando si parla di disuguaglianze, ma anche di demografiche, di cittadinanza, di genere. Quindi qualsiasi area di disuguaglianza che possa essere, dimensione della disuguaglianza che possa essere di rilievo, di contesto, che possa essere di rilievo del fenomeno che studiamo. Questo ci aiuta, perché nel momento in cui praticamente noi studiamo cella per cella per vedere se si possono rilevare disuguaglianze in quel meccanismo per quella dimensione. Per esempio, partendo sono i dati relativi all'estensione dello screening colorettale in Italia, in cui, come vedete questi dati sono del 2015 e quindi fanno riferimento, poi ci sono anche quelli aggiornati, ma era solo un esempio, per vedere la differenza geografica tra nord, centro e sud. Come vedete, l'estensione va dall'82% del nord al 12% del sud, o meno andava fino al 2012, e questo è un modo per dire: riempiamo la prima colonna e diciamo che ci sono forti disuguaglianze geografiche per estensione.
Non possiamo dire, cioè non abbiamo dati diretti relativi allo stato socio-economico o alla cittadinanza, certo è che si sa che il sud è un'area più deprivata, quindi è anche presumibile che ci sia una differenza dal punto di vista dello stato socio-economico. Diciamo, dovremmo avere poi dati sull'estensione per proprio livello di istruzione, classe sociale o quant'altro, per quello che intendiamo per stato socio-economico. Queste sono indicazioni indirette della presenza di diseguaglianze su cui però non abbiamo dati diretti. Passiamo invece a vedere per esempio la copertura. Anche in questo caso, se vedete, da una parte c'è il dato come viene presentato in epicentro con i colori che rappresentano quanto si scosta dalla media nazionale ciascuna regione, e lì si sono invece dati puntuali, e di nuovo anche per quanto riguarda la copertura ci sono fortissime differenze dal punto di vista geografico, ma in questo caso non abbiamo solo differenze geografiche, riusciamo ad avere anche quelle individuali di tipo socio-economico. Voi non le vedete, ma vi dico, questa parte, vedete, ecco qui. Queste sono differenze per istruzione, queste sono le differenze invece per difficoltà di tipo economico, e queste per cittadinanza. Quindi c'è modo, non si vede niente. Così non si, ah, ok, però non si vede tutta la. Sì, non si, ma anche il titolo, ma diciamo che sì. Possiamo. No, va bene, se così si riesce a leggere un po' di più. Ok, grazie. Quindi dicevo appunto, da una parte, guardate le barre rosse. Queste sono le differenze che possiamo vedere e sono anche statisticamente significative tra chi ha nessun titolo di studio e chi ha la laurea, oppure chi ha molte difficoltà e chi non ha nessuna difficoltà, oppure tra italiani e stranieri. Quindi in questo caso invece riusciamo ad identificare, questi erano i dati anche specifici sugli stranieri, ma andiamo velocemente perché altrimenti non abbiamo il tempo di vedere tutti i dati, e in questo modo riusciamo a riempire, diciamo, la colonna relativa alla copertura e all'adesione, dicendo che appunto vengono riscontrate disuguaglianze in tutte le dimensioni analizzate. Per quanto riguarda, questo era lo screening colon retto, in realtà le vediamo anche negli altri screening. L'esempio era il colon retto perché stiamo lavorando ultimamente con il colon retto, ma abbiamo già fatto in passato quello sulla mammella e sulla cervice, erano ancora più evidenti. Il terzo passaggio, eravamo rimasti copertura e adesione, il terzo passaggio è quello della differenza alle linee guida. Quindi quello che abbiamo fatto, e che qua torniamo alla mammella perché appunto non abbiamo completato l'analisi sul colon retto, quello che abbiamo fatto invece sulla mammella è quello di analizzare l'equità di trattamento. E quindi abbiamo preso tutti gli indicatori suggeriti dall'osservatorio nazionale screening per la qualità del trattamento della mammella per le donne diagnosticate allo screening, e abbiamo analizzato questi indicatori, ad esempio appunto la tempestività del trattamento, appropriatezza della diagnosi e del trattamento, quindi la ricostruzione, insomma una serie di indicatori selezionati insieme ai colleghi del CPO dello screening, e analizzato le differenze per istruzione, condizione occupazionale e tipologia abitativa. Come vedete, gli unici dati, gli unici rischi statisticamente significativi che abbiamo trovato sono in quelle tre celle, sono anche molto bassi, e questo è in realtà stato un segnale positivo che ci dice che, per quanto riguarda la qualità del trattamento, una volta che si entra nel percorso screening, in realtà disuguaglianze non le troviamo dal punto di vista socio-economico. Il che è stato appunto quello che diciamo qua, non abbiamo differenze, questo era un no,
Non abbiamo dati sulla tendenza delle guide per area geografica o per cittadinanza, però non abbiamo motivo di pensare, cioè nel momento in cui si entra, quello che di solito si dice, ma anche in letteratura, e noi lo abbiamo trovato appunto nei nostri dati torinesi, che nel momento in cui si entra in un percorso di tipo quello dello screening, che è in qualche modo blindato, perché è standardizzato appunto ed è normato da linee guida precise, con un monitoraggio molto, molto attento, si riesce anche a non solo a incidere sulla qualità del trattamento, ma anche sull'equità, che è una cosa molto, molto importante, cioè riuscire a dire che con un solo intervento, che è quello di costruire un programma di screening di popolazione normato da linee guida sul monitoraggio, abbiamo anche ridotto le sacche di iniquità presenti. Fin qui abbiamo costruito il profilo di equità, il passo successivo è quello di identificare le azioni di contrasto, per cui si parte generalmente da una revisione di letteratura per verificare quali sono gli interventi di provata efficacia. E successivamente... Bene, comunque... l'idea è successivamente di passare alle fasi successive. Nel momento in cui si sono identificate le azioni di contrasto, queste vengono messe in atto a livello locale, quindi si devono cercare i partner e le risorse per sostenere quello che dice il passo 5, troviamo i partner e troviamo il cambiamento, quindi va sostenuto per l'adeguamento dei servizi con gli interventi trovati. E qua invece abbiamo visto, allora qua ci facciamo andare, e quello che vediamo da questi dati è che effettivamente nell'applicazione, quello che vi ho anticipato prima, tra le differenze che si vedono di adesione di esecuzione del test si appiattiscono molto nelle regioni, per esempio, in cui c'è una buona copertura dello screening. Vedete, questo è lo screening ha una copertura maggiore del 75%, e le differenze di istruzione e relative allo stato economico, quindi alle difficoltà economiche della cittadinanza, parte della cittadinanza di meno, ma tutte le altre vengono completamente appiattite dalla presenza di un buon programma di screening ad inviti che copre almeno il 75% della popolazione. Quindi questo è una prova di quello che vi dicevo prima, che si trova anche in letteratura, anche in altri paesi, che lo screening inteso come programma di popolazione, di screening, tende ad appiattire le disuguaglianze. La stessa cosa l'abbiamo vista, questi dati dello screening in Emilia Romagna, in cui vengono, anche qui si trovano appiattite le disuguaglianze. In conclusione, che cosa c'è? Tutto questo esercizio arrivava a dirci che appunto un programma di screening organizzato, cioè quindi un approccio proattivo, può essere uno strumento efficace non solo per quello per cui è stato costruito, e quindi in questi termini bisogna sempre cercare di ragionare, perché non sempre si trovano azioni di contrasto specifiche per la riduzione della disuguaglianza, soprattutto in sanità, però quello che noi possiamo fare è valutare interventi nati magari appunto per migliorare ovviamente la salute, perché quello è il primo obiettivo, la salute della popolazione, ma e la qualità del trattamento, valutarli anche in termini di equità e verificare quali possono essere gli approcci migliori. Quello che noi nella nostra esperienza abbiamo trovato è che quasi sempre l'approccio proattivo in generale, non solo nello screening, l'abbiamo visto anche per esempio sul diabete, riesce ad incidere anche sull'equità. Queste erano, vabbè, le conclusioni specifiche sullo screening, che quindi quello che era importante aumentare l'estensione, ridurre le differenze più grandi, perché queste adesso erano le conclusioni specifiche per chi si occupava di screening, però l'esercizio ci aiutava semplicemente a
a verificare come è possibile concludere un ciclo di IEA partendo dall'identificazione delle sacche, diciamo, di iniquità e completandolo fino alla valutazione di impatto, che è